Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television dal vostro Daniel. Quest'oggi siamo assieme per andarci a vedere alcune action figure della Jump che ho acquistato in Giappone. Abbiamo infatti Tatsumi Oga della J-Stars Collection da Beelzebub e alcune figure di Toriko di dimensioni varie, tra cui anche quella della J-Stars di Toriko. Io vi lascio come sempre alla sigla e ci vediamo tra pochissimo per andare a vedere queste figure. Eccoci tornati, io direi da cominciare da Torigo, poi ci teniamo per ultimo questa. E questo è un lotto che ho acquistato, ovviamente come potete notare già unboxato dalle varie confezioni. Ho trovato un'offerta in un negozietto di Osaka, piccolissimo, dove c'erano appunto delle cose messe assieme di vari anime raggruppati. C'era questo piccolo boxetto di Toriko con un'ottima offerta con queste 3-4 gadget ad un prezzo veramente abbordabile. Infatti abbiamo innanzitutto la statuina J-Stars di Toriko con basetta rossa e anche il Sorreggi Figure, questa parte in plastica trasparente. Vediamo un po' i dettagli, molto ben realizzati, ci sono anche i graffi sotto l'occhio, la marcatura degli occhi è perfetta, la tuta di Toriko anch'essa molto ben fatta. Il colore nero non lo ricordo particolarmente, ricordo più indossasse il blu, questo nero forse di un momento particolare, non ne ho la certezza. Qui invece abbiamo una minifigures iper deformed perché è tutta testa praticamente di Sunny, l'altro sovrano del cielo o fornitore di alimenti di lusso, poggiato su questa basetta verde trasparente. Sembra addirittura incollato. O forse è proprio così la figure, tant'è, ce la teniamo così, ci piace lo stesso. Poi abbiamo un portachiavi di Teppei, uno dei maestri dello stordimento, allievo del Jiro, grande maestro dello stordimento, e personaggio che aveva molto seguito nelle vicende di Toriko, perché è molto giovane e può dire sempre la sua. Poi l'ultimo gadget che probabilmente lascerò in busta, si tratta di questo, credo sempre un portachiavi, sì, stile kawaii di Toriko, che ha il corpo che sembra quasi di Lego, ovviamente Lego scarno, e la testa iper deformed gigantesca. Vediamo un po' i soggetti, sono 9 da collezionare, abbiamo Toriko, ah ma sono misti, vedete c'è Toriko, c'è Komatsu. E poi ci sono personaggi di One Piece, abbiamo Barba Bianca, Ace, Zoro, Shanks, Mihawk e Buggy il Clown. Non capisco il perché di questa strana collezione, si chiama Block Collection. Praticamente è una collezione di minifigure deformate portachiavi, però sono 6 di One Piece e 2 di Toriko, più una misteriosa che credo sia sempre di One Piece. Vabbè. Questa la lascio chiusa, non mi va di aprirla anche perché non è che mi piaccia granché. Passiamo ora all'altra J-Star sigillata, che è quella di Tatsumi Oga, uno dei personaggi più in voga negli ultimi periodi per la Jump. Infatti vedete anche dietro il logo della Weekly Jump, nota casa produttrice di manga in Giappone, cui molti conosceranno il Weekly Shonen Jump. È una raccolta di episodi che escono settimanalmente in Giappone delle testate più importanti, tra cui One Piece, Naruto finché è durato, poi è finito, Toriko appunto, Beelzebub, eccetera eccetera. Qui abbiamo alcuni soggetti, tra cui anche Dragon Ball, Hunter x Hunter e così via. E come vi dicevo, in Giappone le storie dei manga escono, soprattutto di questi shonen, escono settimanalmente su questa rivista per poi essere raggruppate, come in Italia, in Tankobon per
essere vendute singolarmente. Cioè, se voi siete appassionati in generale di manga in Giappone, potete comprarvi una di queste riviste, di cui ho preso un numero, ve l'avevo fatto vedere negli acquisti in Giappone, di cui trovate un capitolo per ogni manga fresco fresco di news. E intanto siamo riusciti a togliere la carta. Anche queste figure, possiamo notare da qui sotto, sono della Crane King, come le action figure grandi che avevo acquistato. Qui abbiamo un 45, credo che sia il 45esimo anniversario della Jump, probabile. E poi qui abbiamo Scotch, che dovrò andare a tagliare. Ecco, ci siamo muniti delle forbici. Vediamo un po'. Là. Là. Voilà. Ecco qui il nostro Tatsumi Oga. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Abbiamo sì un foglietto con gli altri personaggi di questa serie. Oh, c'è Holly di Holly e Benji. Poi abbiamo questo personaggio qui che non conosco il nome purtroppo, però è un manga famosissimo in questo periodo che va in Giappone, parla di pallavolo. Poi abbiamo Ichigo Kurosaki da Bleach. Questi altri non li conosco. E questo credo che sia 21 Shield. Vabbè. Andiamo ad assemblare il nostro Tatsumi, che è sigillato, quindi dovremmo andare ad aprirlo. Chiedo di nuovo l'ausilio delle forbici. Voilà. Ecco qui il nostro Tatsumi Oga con Bill o Belzebub sulle spalle, il suo solito sguardo che sembra privo di espressione, ma che in realtà vuol dire tutto. Camicia fuori dai pantaloni, un po' da teppista come egli è appunto, giacca nera con pantalone nero con risvolti della camicia arrotolati intorno alla giacca. Bill che fa capolino dalla sua spalla, come sempre nudo, con le chiappe di fuori. E i dettagli non mancano anche sul retro, con la camicia penzolante fuori dalla giacca. Molto ben realizzati i dettagli anche di questa minifigure, soprattutto lo sguardo ci prende una cifra. Vediamo un po' se riusciamo a incastrarla nella basetta senza problemi. Ok, ci siamo, manca solo il pernetto trasparente che è rimasto nella busta. Vediamo un po' se riesco a metterlo senza rismontare tutto. Sarà meglio metterlo prima. Sì, decisamente meglio. Forse ci siamo. Ok, il retro è entrato. E abbiamo inserito anche le gambe. Voilà. Dunque abbiamo i nostri due protagonisti dei rispettivi anime manga, Belzebub con Tatsumi Oga e Toriko con l'omonimo manga. Molto belle, devo dire, queste due action figures. Sono contento di aver trovato Toriko ad un prezzo ragionevole. Tatsumi invece ho dovuto spendere un po' di più per acquistarlo sigillato, ma in giro non si trovava. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre fatemelo sapere nei commenti se vi va. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!